Itaca. C'è lo shopping dentro. Centroitaca.it. Benvenuti ad una nuova edizione di Golfo News. Ecco le principali notizie. A Minturno, incendio in una ditta edile di Santa Maria Infante. E ancora al Consiglio Comunale. Cellule, l'amministrazione comunale sostiene la battaglia dei pendolari. Scauri, mostra fotografica di pittura presso il Wave Lido del Sole. Scauri, pedalata della Befana. Affondi, convegno dell'amore coniugale all'educazione dei figli oggi. A Ventosa, quarta edizione del Presepe Vivente. Formia, Wushu Show in giro per la città. E ancora a Formia, video projecting mapping architetturale sulla facciata della chiesa di Santa Teresa. Formia, premio Remigio Paone, la prima edizione. Ed ancora il basket, vittoria per derby giovanile per la meta Formia. Partiamo come sempre con la cronaca, ci occupiamo a Minturno di un incendio in una ditta edile di Santa Maria Infante. Nella notte tra venerdì e sabato è scoppiato un incendio all'interno della proprietà di una ditta di Santa Maria Infante, frazione di Minturno, che si occupa di lavori edili. Sono intervenuti sul posto il vigili del fuoco di Gaeta e i carabinieri di Minturno. Accertata la natura dolosa dell'incendio, sono ora in corso le indagini per individuare gli artefici del gesto. E a Minturno il Consiglio Comunale, è stato convocato per domenica mattina il Consiglio Comunale dopo la seduta di venerdì. Vediamo i dettagli nel servizio. Seduta di Consiglio Comunale movimentata quella di venerdì, con l'assise minturnese impegnata sulla discussione dello stato strutturale della scuola di via Italo Balbo a Scauri. L'assise, dopo un'attenta discussione, ha approvato all'unanimità la mozione proposta dal gruppo di minoranza che impegna l'amministrazione ad attuare le dovute misure di consulenza tecnica sullo stato dell'edificio, oltre a scongiurare i doppi turni per gli alunni. Cosa che era stata già comunicata dal sindaco nel corso di una riunione tenutasi nella mattinata. La stessa delibera impegna gli amministratori ad individuare soluzioni per una locazione per un nuovo istituto comprensivo che sostituisca l'odierno plesso scaurese. La seduta, tuttavia, non ha espletato tutti gli ordini del giorno perché nel corso della discussione è venuto a mancare il numero legale in aula. I punti rimanenti riguardanti le modifiche di bilancio e la nomina dei revisori dei conti saranno trattati nella prossima seduta fissata dal Presidente Izzo per domenica mattina alle ore 11 ed in seconda convocazione lunedì alle ore 19. Vi ricordiamo che i video delle sedute possono essere consultati sul nostro sito e sulla playlist specifica sul canale YouTube di Telegolfo. Torniamo in studio, dove a Cellule l'amministrazione comunale sostiene la battaglia dei pendolari. Cellule l'amministrazione comunale si pone a sostegno dei pendolari che ogni giorno affollano la stazione ferroviaria di Sesta Runca, Rocca Monfine, Cellule. Nel corso del Consiglio Comunale, tenutasi nella mattinata di venerdì, tra gli argomenti all'ordine del giorno, vi era proprio quello relativo al sostegno ai pendolari che quotidianamente viaggiano, in particolare sulla tratta Roma-Napoli. A tal proposito è intervenuto il vice sindaco Antonio Lepore. Con i nuovi orari di Trenitalia sono state soppresse diverse corse sulla tratta Roma-Napoli e dunque si registra poi un sovraffollamento in determinati orari. Questo non fa altro che andare a discapito dei pendolari, maggiormente studenti e lavoratori, che si spostano tutti i giorni. Il Consiglio Comunale, dunque, all'unanimità, ha proposto di sostenere la battaglia dei pendolari, recependo un documento con una serie di firme da far pervenire a Trenitalia e chiedendo un intervento risolutivo all'assessore regionale dei trasporti Petrella. Il Consiglio Comunale cellulese ha chiesto inoltre di istituire due corse in più e prolungare l'orario dei treni. I lavori del Parlamentino cellulese si sono chiusi con gli auguri del Presidente del Consiglio Comunale Augusto Verdico a tutti i cittadini di Cellule e alle forze dell'ordine che si mettono sempre a disposizione dei cittadini per salvaguardare la loro incolumità. Parliamo di Scauri, dove ci sarà una mostra fotografica e di pittura presso il Wave Lido del Sole. In occasione delle feste natalizie, domenica 29 dicembre alle ore 18 si terrà presso il Wave Lido del Sole, sul lungomare di Scauri, una mostra fotografica e di pittura intitolata Wave. La mostra d'arte, organizzata dal fotografo amatore Angelo Farina, con l'appoggio logistico del titolare del locale Erasmo Uttero e del suo collaboratore Andrea Masone. Il mio intento, precisa il fotografo Angelo Farina,
è stato quello di ideare una mostra che coinvolgesse non solo la mia fotografia, ma anche quella dei miei amici fotografi, amatori e professionisti, come motivo di condivisione della stessa passione di diversi stili, ma dalle sue stesse regole e composizione, senza competizione né pregiudizi. D'altronde ho avuto modo di constatare e confermare, grazie ai miei viaggi, che il popolo italiano si è sempre contraddistinto dagli altri all'arte e alle sue diverse sfaccettature, per cui fieri di essere italiani, di continuare ad ideare e a mostrare l'arte italiana. A noi in primis ritengo di dover proseguire e coltivare queste passioni e capacità artistiche in modo da consentire ai giovani di questa società, che muta continuamente, non solo di divertirsi, ma anche di differenziarsi attraverso attività stimolanti, creative di indiscutibile crescita. Mi piacerebbe pertanto poter assistere e partecipare ad una partecipazione calorosa all'evento. Sarà questo il vero successo mio dell'iniziativa. Soprattutto ringrazio inoltre Erasmo Uttaro, proprietario del locale, e il suo collaboratore nonché amico Andrea Masone. Restiamo sempre a Scauri, dove ci sarà una pedalata della Befana. Sul lungomare di Scauri si svolgerà domenica 5 gennaio la pedalata organizzata dal gruppo Critical Mass. Vediamo il servizio di Giuseppe Capuano. Una pista ciclabile a Scauri, questo è l'obiettivo che si è prefissato il gruppo Critical Mass, che attraverso la raccolta firme intende sensibilizzare l'amministrazione comunale alla realizzazione di un percorso ciclabile nella località. Il gruppo, che si sta facendo conoscere attraverso i social network, è ormai numeroso e vanta incontri di pedalata collettiva che hanno fatto via via registrare sempre più un crescente numero di partecipanti. Fissato già il prossimo appuntamento per domenica 5 gennaio con le Befane a pedali, per aspettare la buona nonnina pedalando insieme e regalando dolcetti ai piccoli ciclisti. La pista ciclabile, stiamo raccogliendo le firme, c'è un bel po' di gente, abbiamo molti consensi a quanto vedo. La cosa va bene ed è, penso sia un grande risultato vedere che la gente partecipa a questo tipo di iniziative e capisce che magari c'è qualcosa di più di un semplice pedalare dietro tutto questo. Io vi ho seguito su internet, sui social network, è tutto iniziato quasi per caso, come un gioco, ma sta prendendo spessore e c'è una grande risposta dagli scauresi e non, perché sembra quasi un bisogno della popolazione globale di Scauri. In effetti sì, è nato, come hai detto tu, per gioco, non proprio per gioco, però insomma resta comunque una cosa divertente e simpatica, però ha un suo spessore, diciamo, e quindi speriamo che saremo sempre di più in questa cosa. La percentuale di persone che sia ha partecipato alle pedalate e sia che viene qui a firmare è sempre maggiore e contiamo di essere tantissimi, insomma. Il progetto però è concreto, c'è una mappa, c'è la possibilità di dare il proprio contributo mettendo le firme per presentare questa proposta di delibera. E come è possibile avvicinarsi per chi oggi non ha potuto firmare, per venire a firmare, per dare la sua partecipazione? Allora, per firmare, a parte il mercatino qui di Natale, che comunque oggi è l'ultima data, poi noi che siamo i promotori abbiamo sempre con noi i moduli per le firme e poi ci sono tre esercizi commerciali che in pratica hanno dato la disponibilità per raccogliere le firme, che sono Gelo Sud a Scauri sulla via Appia, Crazy Style Parrucchieri, che è sempre sulla via Appia, e Orlandi Moto ancora sulla via Appia, però più su. Quindi in questi tre punti è possibile ogni giorno firmare e poi chiunque incontrasse uno di noi un po' ci hanno conosciuto, insomma, quindi ci riconoscono e possono firmare da chiunque di noi e dare il loro contributo se vogliono, se sono d'accordo. Allora, sulla Scauri a due ruote, quelle dove si pedala, tanti auguri di buon Natale, sulla Scauri a due ruote. Buon Natale a pedali, diciamo. Pedaliamo un po', che fa bene. Torniamo in studio e vediamo gli altri appuntamenti in programma in questi giorni festivi. Affondi, convegno dall'amore coniugale all'educazione dei figli oggi. Domenica 29 dicembre, in occasione della festa della famiglia, nella parrocchia di San Francesco d'Assisi Affondi alle ore 17, si terrà un convegno dal titolo Dall'amore coniugale all'educazione dei figli oggi. Interverrà il professore Ezio Aceti, psicologo, formatore, esperto dell'età evolutiva. Al termine del convegno, alle ore 19:30, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Gaeta, il signor Fabio Bernardo D'Onorio. L'invito è aperto a tutti.
E a Ventosa la quarta edizione del Presepe Vivente, ultimi preparativi per il Presepe Vivente che si terrà lunedì 30 dicembre. Vediamo il servizio di Emanuele Tanasi. Ultimi ritocchi in fase d'opera presso il borgo di Ventosa, dove nella serata di lunedì si terrà la quarta edizione del Presepe Vivente organizzato dal gruppo folk Antica Vescia. La natività farà il suo ingresso fra le antiche viuzze alle ore 17:30 e troverà un borgo in piena attività fra suoni, costumi e profumi della tradizione. In pieno spirito goliardico, come vuole la tradizione quando si organizza una manifestazione come questa, ci troviamo a Ventosa, accanto a me Patrizio, presidente del gruppo folk Antica Vescia, con lui per raccontare l'edizione di quest'anno, che sarà attenta alle condizioni meteorologiche, penso. Speriamo bene, speriamo bene. In effetti stiamo sperando che insomma, il tempo sia buono, visto le previsioni che ci dicono insomma, i telegiornali. Niente, anche quest'anno Presepe si svolgerà il 30 di dicembre, che sarà lunedì prossimo, e sarà ricco anche quest'anno di importanti novità. Ci saranno molte comparse, molti personaggi nuovi, animali, insomma, prodotti tipici da gustare, anche lì ci saranno importanti novità. Diciamo che già il fatto di ripeterlo anno per anno è già, lo diciamo spesso, è una piccola vittoria, perché normalmente i paesi sono piccoli, i ragazzi si impegnano, ma lo vediamo perché il gruppo qua, il pubblico non so se lo potrà vedere, ma c'è un folto gruppo che lavora alle spalle. Hai detto giusto, io come al solito e come ogni anno ringrazio i ragazzi, sia quelli che fanno parte del gruppo e sia quelli che non ne fanno parte, per la mano immensa che ci danno, perché se non fosse per loro questa manifestazione non si realizzerebbe. Siamo giunti alla quarta edizione, la manifestazione cresce di anno in anno grazie anche a Telegolf che ci dà una mano, insomma siamo ben contenti di questo. Ricordiamo in chiusura di questa intervista che è l'occasione anche per bonificare i luoghi di questo posto, che diciamo durante l'anno è un paese un po' abbandonato perché gli abitanti non sono tantissimi. Sì, noi cerchiamo di fare questo proprio per, prima di tutto, valorizzare il territorio, che è la prima cosa, perché noi siamo un'associazione che punta soprattutto a questo, cioè valorizzare quei luoghi che sono un po' abbandonati, e quindi non solo con la bonifica, ma anche ecco, realizzando queste manifestazioni cerchiamo di fare proprio questo. Allora ricordiamo di nuovo l'appuntamento, che è per il 30 di dicembre, orario? Ore 17:30 a Ventosa. Quindi Ventosa 17:30, 30 dicembre, qua meriterebbe un applauso il Presidente. Grazie a voi ragazzi. Torniamo in studio, a Formia, New Show Show, in giro per la città. Ogni anno, casa per casa, per le strade cittadine, si rinnova la tradizione degli show. Così anche in questo Natale 2013 non poteva mancare il classico appuntamento, lunedì 30 dicembre, per le strade della città di Formia. Gruppi di persone, dai bambini fino agli adulti, gireranno per casa e negozi a portare i loro canti augurali, vestiti quasi sempre in costumi tradizionali o comunque folcloristici, cantando soprattutto in dialetto e suonando strumenti tipici e artigianali, come l'urso, il martello, la rattacasa. A Formia, video projecting mapping architetturale sulla facciata della chiesa di Santa Maria Teresa. Mapping video proiezione, una nuova tecnica di proiezione che può trasformare qualsiasi superficie in un display video dinamico, deformando e mascherando l'immagine proiettata, adattandola così anche a schermi di forma perfettamente irregolare. Sarà quanto accadrà lunedì 30 dicembre alla facciata della chiesa di Santa Teresa a Formia, alle ore 18:30 fino alle 23:30. La parete si presterà ad una proiezione dinamica del tutto diversa dalla normale proiezione video, che rappresenterà un esempio suggestivo spettacolo. E sempre a Formia ci sarà il premio Remigio Paone, la prima edizione. Il 7 gennaio la Santissima Annunziata rende omaggio al grande impresario a cui è titolato il Teatro Formiano. Il 7 gennaio 1977 moriva il grande impresario, regista e produttore teatrale formiano Remigio Paone. A 37 anni dalla sua scomparsa, la Santissima Annunziata, con il patrocinio del Comune di Formia in collaborazione con il Teatro Berlot Breck, all'interno del cartellone dei Teatri Riuniti del Golfo promuove l'edizione del premio per l'impresa culturale e l'economia creata a lui intitolato. La serata si aprirà con l'inaugurazione della mostra su Remigio Paone, gentilmente concessa dall'Archivio di Stato di Latina. Proseguirà con la
piantumazione di un albero a sua memoria nel cortile del teatro e la visione dei video inediti sul suo soggiorno a Formia concessi da Renato Marchese. Il premio Remigio Paone, la prima edizione, sarà conferito ad Antonello Antonanti, direttore artistico del Teatro dell'Acquario di Cosenza, nato nel 1975, con 32 anni di attività ininterrotta. Pur con i pochi mezzi a disposizione, ha ospitato tutto il teatro possibile, tra quello locale, nazionale ed internazionale, dopo aver rappresentato un presidio illuminato per tutto il sud Italia dal 1981. A causa di difficoltà economiche, fino al 20 novembre scorso la possibilità che il Teatro dell'Acquario potesse definitivamente chiudere i battenti era concreta. Grazie ad un impegno ufficialmente preso dall'amministrazione comunale, il pericolo potrebbe essere scongiurato, ma è proprio in virtù di questo momento di difficoltà e nello stesso tempo della forza che accomuna tantissimi teatri italiani è ad Antonello Antonanti che andrà il primo premio Remigio Paone. Il direttore dell'IPAB Giovanni Caprio ha dichiarato: è stato deciso di assegnare ad Antonello Antonanti, per la sua poliedrica ed ultradecennale attività in favore del teatro e per la battaglia che porta avanti per tenere in vita nel profondo sud un presidio culturale di straordinaria importanza. Il Premio Nazionale Remigio Paone per l'impresa culturale e per l'economia creativa si pone l'obiettivo di far emergere esperienze e figure delle arti visive e performative, del teatro, della musica e della danza, della letteratura, ma anche del design, della moda, dell'artigianato, del divertimento, che rappresentano ormai una fetta importante in espansione dell'economia, ma che spesso fanno fatica ad affermarsi compiutamente a causa di una generale disattenzione. Il premio è volutamente privo di regolamenti, paletti burocratici, procedure, giurie, stare e investimenti, verrà assegnato annualmente, ha continuato il direttore Caprio, ed insindacabilmente giudizio dei promotori, con il solo obiettivo di porre l'attenzione su un settore strategico per l'economia e la vita civile e di far conoscere tante eccellenze di cui è animato, che non sempre raggiungono la ribalta dello show business. Questa prima edizione, come tutti gli inizi, sconterà inevitabilmente qualche limite organizzativo, che nei prossimi anni sicuramente sarà superato, nella speranza che il premio possa diventare un motivo di rilancio della cultura del nostro paese. Passiamo ora ad occuparci del basket. Vittoria nel derby giovanile per la Metaformia. Vittoria nel derby under 19 per la Metaformia Basket, che batte nella sua cittadina la compagine della Fabiani. La Meta proprio in questi giorni sta ospitando un torneo quadrangolare che vede coinvolte, oltre ai forniani, la Virtus Basket Fondi, il Lobo di Isernia e la Virtus Cassini. Vediamo l'intervista di Aldo Conte. Ah, siamo qua con Peppe Santoro, siamo nel post gara del basket under 19 nel derby di Formia tra Meta Formia Basketball e Fabiani Formia, vinto dal Meta Formia Basketball. Allora Peppe, questa sera è stato vero derby, solo il secondo quarto si è andato sotto, però dopodiché è bastati pochi minuti per riprendere la retta via della vittoria. Sì, diciamo una pessima prestazione da parte dei nostri ragazzi, sono stati assolutamente sottotono, forse hanno sottovalutato troppo gli avversari e questo poi non paga mai durante le gare, soprattutto nei derby poi tra l'altro. Abbiamo visto ad esempio nella gara sia Trimmer che Moses sono quelli che diciamo prendono per mano, però complimenti anche a Di Rocco in campo che lui ha cercato pure lui di dare la mano. Dall'altra parte un Lamura che si conosce perché ecco, ex Scavoli. Però qual è stato, insomma, cosa è mancato per poter avere una vittoria con un margine ben più largo? Ma è mancata innanzitutto la concentrazione di giocare una gara ai loro livelli. Abbiamo visto tante partite nella nostra Under 19 Elite che sono state di buon livello, abbiamo giocato con squadre molto più importanti, con le quali tra l'altro i nostri avversari di oggi hanno perso in maniera molto abbondante. Quando entri in campo deconcentrato purtroppo non c'è assolutamente la possibilità di esprimere quel che... La sufficienza non paga mai nella pallacanestro, la pallacanestro deve essere giocata con la massima intensità, contro chiunque, a maggior ragione contro avversari che hanno una caratura tecnica importante. Torniamo in studio, anche per questa edizione è tutto, vi auguro buon proseguimento con i programmi della nostra rete.